Alcantara Etna TV Web, siamo a Francavilla di Sicilia in compagnia del vice sindaco, nonché oggi in veste di assessore alle tradizioni popolari. C'è questa bellissima manifestazione, dopo avremo modo di vedere diciamo, il livello di afflusso che nonostante sia agosto la gente preferisce il mare e l'amministrazione riesce a portare in questo periodo dell'anno. Passo la parola all'assessore d'aprile che ci diciamo, spiegherà come nasce questa fiera e soprattutto come si sviluppa. Grazie Domenico, buongiorno a tutti. Allora, questa è una delle tre fiere zootecniche che si fanno a Francavilla di Sicilia. Si fanno in occasione, come in questo caso, di Sant'Euplio, in onore di Sant'Euplio, in onore di Santa Barbara a dicembre e in onore del Santissimo Crocifisso ad aprile. Nasce praticamente l'idea dalla tradizione, perché Francavilla in passato aveva quattro fiere zootecniche l'anno, anche in onore di Sant'Antonio. Noi siamo riusciti a organizzarne tre, perché in questa maniera vengono praticamente strutturate durante l'anno ogni quattro mesi, e diciamo che in questo momento stiamo ottenendo ottimi risultati, perché la fiera continua a crescere in termini di presenza sia di persone, quindi di visitatori, ma anche come numero di espositori di animali e venditori di attrezzature varie. Oltretutto eventualmente ci sono anche ristoranti all'interno del nostro paese che possono essere chiaramente contattati per eventualmente poter anche mangiare e usufruire dei loro servizi. Quindi diciamo da trascorrere un'intera giornata qui a Francavilla. Diamo appuntamento al prossimo evento ai nostri telespettatori che allora, il prossimo evento si terrà la domenica prima della festa di Santa Barbara, che è il 4 di dicembre. Quindi noi la domenica prima della festa faremo nuovamente questa fiera. Ricordo anche che, come detto prima, ad aprile ci sarà nuovamente un'altra manifestazione, sempre la domenica prima di giorno 20, che è in concomitanza con il Santissimo Crocifisso, e niente, continuiamo appunto a promuovere questo bell'evento, questa bella manifestazione. Grazie assessore, appuntamento a dicembre.